il locale è chiuso per problemi coi vigili del fuoco. Non è una questione che ci riguarda direttamente e sulla quale non possiamo entrare più di tanto. Questa riunione la vedo solo una riunione esplorativa, che a me fa anche, diciamo, piacere che ci sia questo fermento culturale in città, questa voglia di fare attività culturali. Purtroppo questa esigenza, come noi abbiamo anche sponsorizzato anni, abbiamo cofinanziato la cultura a Reggio Calabria rinunciando ad affitti congrui, ma accettando affitti da enti pubblici che corrispondevano quasi al 50% di quello che ci offrivano i privati e ci pagavano da un anno all'altro solo attraverso azioni legali. Sono passati quasi 30 anni, noi ci siamo sinceramente stancati di questa situazione, un po' paradossale perché a tutti piace parlare di cultura, anche agli imprenditori, ma poi quando c'è alla fine di prendersi le proprie responsabilità da imprenditore, mi sembra che qui nessuno ha le spalle larghe per fare un passo del genere. Quindi ci siamo rivolti fuori da questa città, ci siamo rivolti a un'imprenditoria fuori, che noi abbiamo individuato nella speranza di poter coniugare sia l'attività commerciale e quella culturale, poiché il bene ha un vincolo con la soprintendenza. Questo vincolo con la soprintendenza infatti obbliga la parte conduttrice dell'affitto a svolgere anche attività culturale, quindi non è un vincolo solo architettonico, è un vincolo che riguarda proprio l'attuazione di attività culturali. Okay. Quali sono i suoi propositi? Cioè, cosa spera per il teatro? Ma io spero che o l'azienda attuale che porta il marchio Zuichi, insomma, riesca a risolvere i suoi problemi burocratici, amministrativi e affronti seriamente il problema e l'esigenza di fare delle attività di spettacolo come previsto e imposto dalla soprintendenza, diciamo. In alternativa, se questa azienda dovesse trovare delle difficoltà e per ragioni che al momento non sono neanche prevedibili dovesse fare una scelta di rescindere dal contratto, si potrebbe parlare di sedersi con le istituzioni e vedere se si trova una soluzione concreta, ripeto. Perché quindi Zuichi è l'affittuario attuale fino a quando? Zuichi, sì, tecnicamente è il conduttore dell'affitto per altri 14 anni. 14 anni? Sì. Quindi diciamo che vedo questa riunione come una riunione interessante, esplorativa, che probabilmente diciamo, sarà utile anche all'azienda appunto conduttrice dell'affitto per poi raccogliere questi interessi e cercare di creare un'offerta culturale unita allo shopping, come sembrerebbe che fosse proprio loro intenzione fare dall'inizio, quando proprio abbiamo deciso di sottoscrivere il contratto.